Aula, vogliamo ribadire alcuni punti che ci hanno visto, diciamo così, da una parte proponenti, da una parte un po' sconfitti, un po' amareggiati. Inizierei semplicemente ricordando come questo Consiglio regionale non è stato capace, questa maggioranza, questa giunta non è stata capace di portare una riforma organica al sistema di valutazione delle leggi, che è una cosa, diciamo così, che se fatta bene è buona, ma non è stata capace di fare quello che doveva essere fatto, cioè non una legge di un Consiglio regionale, ma la modifica di uno statuto e di un regolamento, cioè un qualcosa di organico e interno a quello che è l'istituzione Regione Lazio. Non siete stati capaci, non siete stati capaci. Avete preferito la scorciatoia piuttosto che una modifica organica di quello che sono i nostri regolamenti e statuti. Sì, è vero, forse ci voleva più tempo, forse ci volevano 3 mesi in più per la doppia lettura, perché quando si fanno questo tipo di modifiche è chiaro che serve la doppia lettura, ma sarebbe stato il percorso corretto. Invece no, invece si è scelta la scorciatoia, basta ottenere. E quindi abbiamo fatto una legge che praticamente lascia un po' la mano in bocca. Abbiamo provato a fare qualche modifica, abbiamo presentato emendamenti non per ostruzionismo, l'abbiamo visto, alla fine abbiamo presentato meno di 70 emendamenti, circa 70 emendamenti, non è ostruzionismo 70 emendamenti su una legge da 10 articoli che prevedeva un qualcosa appunto che non abbiamo fatto come si doveva fare, che quindi potevamo e dovevamo dare la nostra visione su questa legge. Avevamo cominciato con l'articolo 1 dove, oltre sia all'efficacia delle risorse pubbliche, di come spendiamo le nostre risorse, era importante anche capire la qualità della normazione di questa regione. Abbiamo provato a far entrare questo concetto nell'articolo 1, cosa che non ci è stata permessa. All'articolo 2, a parte qualche piccolo cambio sulla rubrica, abbiamo avuto l'idea, anche se poi è stata un po' ritoccata rispetto a quello che effettivamente volevamo portare, ma che grazie a noi è entrata a far parte di questa legge, cioè la rotazione delle presidenze di questa commissione. Non era presente, era l'ennesima legge senza la presenza di un qualcosa che tutti gli altri comunque hanno pensato. E grazie al nostro emendamento abbiamo introdotto questo sistema. Un sistema che ruota sui 30 mesi contro i 6, che noi abbiamo provato a inserire, che non era un'idea peregrina, era un'idea che funziona, che sta funzionando in regione altrettanto e forse più virtuosa rispetto a noi, Piemonte in primis. Abbiamo provato anche a svincolare questo comitato, che ha un ruolo veramente importante se fatto con il cuore, se fatto con tutti i crismi, con tutta la piena e buona volontà dei componenti, che l'abbiamo provata a svuotare di un significato importante, che era quello della corsa alla presidenza, togliendo la struttura di diretta collaborazione come prevede il nostro regolamento. Non c'è stato possibile. E adesso, guardate, noi l'abbiamo detto anche nella presentazione dei nostri emendamenti, lo ribadiamo, anche qui ci sarà la corsa alla presidenza. Forse una corsa che non è tanto dovuto all'ardore di voler condurre i lavori nella miglior maniera, ma una corsa che sarà fatta solo per poter assumere persone. Questo veramente, questa io la reputo una grande sconfitta di questo Consiglio regionale. La reputo una grande sconfitta perché dovevamo svincolare l'ennesimo poltronismo da un qualcosa di più nobile che questa legge voleva portare all'interno dell'ordinamento della nostra regione. Non ci è stata data la possibilità, non vi siete presi questa responsabilità, avete votato contrariamente al nostro emendamento che aveva l'unico scopo veramente di salvaguardare questa commissione dall'ennesima spartizione. Volevamo dare a questo comitato anche un'incisività, dando la possibilità di poter fare dei formali richiami nei confronti appunto di chi non ottemperava a quello che erano le clausole o le valutazioni nelle commissioni. Volevamo dare la possibilità a questo comitato di valutare anche tutti quegli atti che da questo consiglio escono, che non si chiamano leggi,
ma che sono volontà che si ripercuotono sui cittadini, che sono le mozioni, le risoluzioni, gli ordini del giorno, che la Giunta dovrebbe prendere come atto di indirizzo e tramutare in azioni sul territorio. Azioni sul territorio al pari delle leggi, e che quindi noi avremmo voluto inserire in questa legge. Ci è stato risposto in maniera un po' forse superficiale, forse per darci la, come dire, il parere contrario a tutto, insomma, per darci il parere contrario anche su questa cosa qui. Va bene, non c'è problema, però capite che la questione era veramente per dare un significato maggiore a questo comitato? Vabbè, anche questo qui non c'è stato detto di no. Avevamo anche posto il termine dell'ovvietà dell'interrogare i cittadini su queste leggi, è chiaro? Era chiaro, e quindi mentre noi proponevamo emendamenti su emendamenti, c'è stato un emendamento che invece andava avanti quando era ovvio, scontato anche quello. Le missioni valutative. Questo è un altro punto fondamentale dove abbiamo tentato veramente di dare una migliore interpretazione del ruolo di queste missioni. Avevamo cercato di porre criteri, metodi, chi faceva parte di queste missioni, quale interazione ci doveva essere. Abbiamo cercato di sviluppare quindi quello che in questa legge era stato previsto semplicemente in maniera poco approfondita e in maniera, diciamo così, non completa. Pensavamo di fare un qualcosa di buono cercando di togliere ennesimi sprechi a questa regione, abolendo il Comitato per la Legislazione. Ci sembrava, il Centro Studi, ci sembrava un qualcosa di veramente di ovvio. Cioè quasi, pensavamo che l'assessore avrebbe proposto l'emendamento all'Aula dicendo vabbè, ma visto che stiamo facendo questa legge togliamo anche il centro studi, lo togliamo, non serve più. E invece no, manteniamo una struttura in piedi, una struttura che ormai non si è capito più a che serve, la manteniamo in piedi con costi, e così ai costi della commissione, perché si va con regolamento e quindi ci avremo persone da aggiungere e quindi ci sarà la corsa alla presidenza perché dobbiamo imbucare delle persone. Ecco qui che ci si aggiunge pure il mancato risparmio per un'abolizione sacrosanta. Cioè veramente, guardate, c'era veramente la piena volontà di fare il massimo per ottenere questo tipo di aggiunta, che è un'aggiunta che va a qualificare anche il Consiglio regionale. Abbiamo ottenuto una cosa a metà. Non abbiamo salvaguardato il buon esito di questa commissione. Abbiamo dato a questa commissione, a questo comitato, l'abbiamo messo sullo stesso piano di una commissione permanente, l'abbiamo messo sullo stesso piano di una spartizione. Non siamo d'accordo, non siamo proprio per niente d'accordo a questa legge, ci dispiace. Perché questa legge era una legge importante, che poteva essere una legge veramente che avrebbe lasciato nel Consiglio, una legge tra l'altro che non condividiamo, ma non perché non condividiamo, già per come è stata presentata al Consiglio, per l'inefficienza di questa giunta, di questa maggioranza, che non si è presa la bega di fare la strada più lunga, più tortuosa, ma più corretta, per inserire in maniera stabile nel regolamento e nello statuto un concetto importante. Mi dispiace, ma non ci siamo. Abbiamo fallito, secondo noi, l'ennesimo tentativo, l'ennesimo tavolo di confronto partito in maniera aperta, schietta, tranquilla, senza pregiudizi, senza nulla. Abbiamo cercato appunto di motivare tutti i nostri emendamenti che non erano ostruzionistici, abbiamo cercato di portare l'idea
di miglioramento sicuramente di questa legge. Avevamo cercato di porre tutte le basi per una collaborazione. Non c'è stata. C'è stata l'ennesima chiusura, l'ennesima presa di posizione, non abbiamo salvaguardato, lo dico per l'ennesima volta, questo comitato dalla corsa alla poltrona. Ci faremo ricche risate, signori, ci faremo ricche risate. 5 dipendenti fanno gola a molti, non c'è niente da fare. Ci faremo ricche risate fra 30 giorni quando dovremo istituire questo comitato per la prima volta. Vedremo cosa succede. Vedremo nell'opposizione quanti appetiti si scatenano, e poi la prossima legislatura, per chi ci sarà, si farà questa bella risata a 30 mesi, quando il Presidente dovrà cambiare obbligatoriamente. Non si potrà fare la barzelletta delle commissioni permanenti, dove si rifà tutto il circo per rivotare le stesse persone, e quindi i dipendenti che rimangono fissi ci avranno forse la... No, lì ci sarà il circo la prossima legislatura. Perché a 30 mesi dovrà cambiare il Presidente, a 30 mesi dovremo mandare a casa 5 persone, a 30 mesi ne assumeremo altri 5. Si faranno delle ricche risate, chi ci sarà la prossima volta. Intanto rideremo fra 30 giorni, quando dovremo istituire questo comitato. Per il Movimento 5 Stelle il voto è contrario. Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Consigliere